Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. Eccolo qua, Danny, ultimo ospite del By Night Roma. Oh, la grande voce del rapper romano che ha scelto By Night Roma come suo palcoscenico, come sua vetrina per farsi pubblicità. Lui è Danny. Questa sera ci canterà un pezzo inedito che si chiama Attento che. Attento che. Si riscrive da solo e lo presentiamo, talento della notte romana. Radio Radio By Night Roma. Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Attento che... Danny chiede volume in cuffia alla grande. Attento che... Attento che cadi, sei dai retta ad una tipa che ti dice: se non mi darai retta c'è una predetta, tuo cervello alla botta. E se sono lo sballo che ti sbala, la palla al basso che fa scattare la molla. Ehi piccola, ti porto fuori a cena? Piccola, di la tua madre. Oh carina, non sei serena, stai tranquilla, ti senti per caso? La prima stella che brilla. Se fossi il primo fortunato ad aprirla, mi regalerebbero una bella medaglia. E da un bel pezzo che è una sensazione, sento nel tuo letto una strana vibrazione. Oddio, mio marito, pensa se a vedere quel povero coglione. Mi si a spiegare il motivo, tuo marito è sparito, fa valigie e se ne va. La storia poi racconterà, lui urlava come un matto, traitando come un pazzo. L'ho sentito dal palazzo, brutta, io ti ammazzo. Così ti impari. Dopo le due di notte andate a dormire, non c'è niente di buono. Sei in circolazione. A tua antica disciplina della presa diretta, sesso con tua moglie. E tu sei in trasferta. E se la trovi sotto coperta con un nero in cameretta? Non è come sembra, non ci sei mai. Ma sei abbagliato dalla fede e dall'amore, una così non la trovi. E lo trova nel locale. A crearsi nei bagni una bella situazione, magari con un vestito da Babbo Natale. Da porti scarsi, da discorsi falsi. Comincia a sovrapporsi falsi propositi e rinfacci. Siamo baby. Sono qui, mi vedi? Il rapporto resta in piedi, lui ti scopa come un Jedi. Come un Jedi, come un Jedi, come un Jedi, come un Jedi, come un Jedi. Mi sai spiegare il motivo, tuo marito è sparito, fa valigie e se ne va. La storia poi racconterà, la storia non ha raccontato, ma qualcosa si è capito. Bella presa per il culo, a lui ha dato un po' fastidio. Ipocrisia mistica, arriva il mal di testa, te la farà vedere alla tua prossima festa. Amore mio, è arrivata mia madre, scusa. Stronza copia della figlia, ma una stronza più vissuta. Ho avuto tante storie finite sempre uguali. Tu lasci, lei piange, degli insulti verbali. Ma tu sei un bastardo e ti davo libertà. Tu non mi hai mai capita, volevo solo semplicità. Che cosa? Cazzo che sincerità. Ma se ti chiamano regina dell'avidità, la vedi per la prima volta un angelo perfetta. Poi vedi cosa ti aspetta, un furbo non di testa. Attento che... farai una brutta fine. Attento che è un filo sottile. Attento che cadi dentro un fiume. Attento che farai una brutta fine. Mi sai spiegare il motivo, tuo marito è sparito, fa valigie e se ne va. La storia poi racconterà, animale così furbo da metterti alle strette. Che bella vita mia, mi compri le scarpette. Cosa? I soldi, tesoro. Come? Vuoi andare fuori a cena? Uscita dal lavoro. Prendi la macchinina. Ma quanto durerà tutta sta bella manfina? Oddio, se ne è accorto, lo facciamo giù in cantina? Le vedi in gruppo con
con discorsi micidiali. Sembrano proprio dei lavoratori portuali. Ma il brutto è che sono tutte uguali. Le chiacchiere non sono i veri fatti reali. Voglio fare di tutto, farmi di brutto, uscirne distrutto per poi girarmi di scatto. Avere infine voglia di normalità e stare con una tipa della terza qualità. La prima è la troia, se paghi si spoglia. Finisci te ne vai, ritorni quando ne hai voglia. Quelle le giorni per giravamo nei quartieri, cerca di ragazzi che esercitavano mestieri. La seconda è l'amica, poco impegno e fatica. Ti chiama quando serve, tu la chiami per la P.O. Due anni poi sparita, lui non andava bene, chissà perché è tornata. La terza qualità, fino ad ora sconosciuta, gente esperta mi ha detto, mai esistita. Passi una vita a cercare qualcosa, la trovi poi la passerai a chiedere scusa. Passerai giorni a fare le fusa, magari ad una stronza che prenderai come sposa. E quando verrà un giorno che a lei dirà ti amo, sarai un altro coglione di uomo presa all'amo. Mi sai spiegare il motivo? Tuo marito è sparito, fa valigie e se ne va. La storia poi racconterà, la storia non ha raccontato, ma qualcosa si è capito. Bella presa per il culo, a lui ha dato un po' fastidio. Così ti impari. Grandissimo Danny! Bravo! Radio, radio, by Night Roma, 104.5.